Benvenuti ad una nuova puntata del format Prisma Storie, Fatti e Misteri e oggi l'argomento che tratteremo è donne e politica. Infatti nei nostri studi sono presenti quattro donne impegnate in politica e ve le vado a presentare. In nostra compagnia abbiamo Maria Gabriella Natale, che è una biologa marina, che è presidente del Cilento per Unire. Poi abbiamo l'avvocato Michelina Marsicano, che è presidente del club Capaccio Pestum, e poi l'imprenditrice Maria Rosaria Perillo, presidente del club Forza Silvio di Ponte Barizzo, Piana del Sele, e infine la dottoressa Antonietta Spadera, cardiologa, vicepresidente del club Acropoli Area Nuova. Con loro parleremo, benvenute prima di tutto, e con loro parleremo un po' di quella che è la politica vissuta dalle donne, quindi che sono mai come in questi ultimi tempi, sono insomma impegnate su più fronti e del ruolo che ha la donna in politica rispetto anche a quello rivestito dagli uomini. Diciamoci la verità, oggi la politica è fatta soprattutto da uomini, anche perché la donna ha è comunque impegnata su più fronti, quindi voglio dire che in primis la famiglia e quindi diventa anche più difficile, però man mano che andiamo avanti vediamo che la donna acquisisce dei ruoli importanti in politica. Gabriella, iniziamo da te. Quindi la tua storia un po', no? Quella che come mai hai deciso di impegnarti in politica e come riesci poi a conciliare quelli che sono i tuoi impegni lavorativi, politici e familiari? Ma io innanzitutto devo dire che sono stata attirata dalla passione per la politica, perché intanto sono dovuta andare via dal mio territorio, che avevo 28 anni, a Roma, dove ho iniziato a fare la mia carriera Quindi parliamo di carriera professionale. professionale. Ma io penso che è stato anche facile per me perché lavorando poi al Ministero dell'Ambiente, io mi sono poi occupata di tematiche ambientali, ho avuto anche modo di fare politica sul mio territorio, perché penso che la politica, la buona politica sia anche, come abbiamo detto spesso e come lo diciamo, la progettualità. Quindi ho iniziato a progettare anche su questo territorio, ho realizzato un museo. È chiaro che a un certo punto ho dovuto fare delle scelte, infatti mi sono sposata in tarda età, che avevo 42 anni, non ho avuto figli, quindi perché mi sono resa conto anche che era abbastanza difficile per me poter conciliare il mio lavoro con la passione della politica e con la famiglia. Quindi è stata anche un E po' una quindi è scelta la stata tua. una scelta precisa, anche perché devo essere sincera, guardando un po' quelle che erano le politiche, no? Sulla donna, ho visto che non c'era molto spazio, mi riferisco soprattutto alle proposte che riguardano la conciliazione proprio di quelle che sono, il lavoro della donna e la politica. E lo vediamo tutti i giorni. L'altro giorno sentivo dei dati in cui dicevano chiaramente che molte donne andando in maternità hanno rinunciato al lavoro, così come altre donne che per crescere i propri figli hanno E dovuto rinunciare al lavoro. non hai mai poi, ti sei pentita mai di questa cosa, non hai mai avuto un rammarico sul fatto, come dici tu, di dover in qualche modo sacrificare la tua maternità rispetto Beh, a una. indubbiamente sì, perché poi andando avanti negli anni è certo, insomma, che si sente un po' la mancanza della maternità in una donna, perché è importantissimo. Però ecco, io sono riuscita a colmare questo con la passione che poi ho per il mio territorio, l'amore e il legame per la politica, e quindi per cercare di
aiutare anche le tante donne con quella che è stata la mia esperienza lontano dal mio territorio come donna, perché per me non è stato facile potermi poi inserire nel mondo del lavoro, perché anche questo poi bisogna dire, certo, che è difficile, no? Non guardiamo soltanto quelle che sono, diciamo, i problemi più esterni, no? A quello che può essere l'aiuto, no? Ma addirittura i problemi che si incontrano con i cosiddetti, tra virgolette, capi, no? Nel, certo, nel proprio ambiente di lavoro. E in tal senso io ho apprezzato tantissimo la nostra ex ministra delle pari opportunità, Mara Carfagna, che ha dato un segnale importante per quanto riguarda la pari opportunità con la legge, per esempio, sullo stalking, certo, che è stato un passo importantissimo, certo, verso le donne. Se noi vediamo ancora i dati oggi, sono impressionanti, dall'inizio dell'anno e nel 2013 quelle che sono state le violenze, gli omicidi, l'ultima pochi il giorni femminicidio, fa. Il femminicidio, che è una cosa, diciamo, che preoccupa tantissimo in questo paese. Michelina, sì, tu fai l'avvocato, sì, quindi anche a te la stessa domanda: riesci a conciliare la tua attività, no, professionale? Io personalmente riesco a conciliare perché non ho problemi, in quanto non ho una famiglia, se vivo ancora con i miei genitori, però nell'ambito del tribunale, quando ovviamente vado in tribunale, incontro diverse mie colleghe che, a differenza di me, hanno una famiglia, dei figli, e quindi di conseguenza mi rendo anche conto che il protrarsi delle udienze, vedo che all'avvicinarsi dell'ora di pranzo iniziano a fibrillare, perché sempre perché preoccupate per quello che è il ménage familiare, anche perché la donna non è, non solo mi rendo conto che non è assolutamente facile per le donne, soprattutto per i professionisti, ma non solo per gli avvocati, ma anche per i medici, i commercialisti, certo, tutte in, le genere, categorie in genere, perché la donna si ritrova non solo a svolgere quella che è l'attività professionale, ma ad essere attenzionata da quelli che sono i problemi che comporta la gestione della famiglia, per non dire poi di questi bambini che ovviamente nel caso in cui, quando le madri sono spesso fuori, a quanto pare cercano sempre di più attenzioni. Sì, e quindi si incentiva questo modo, anche se lasciati con genitori o con badanti, avvertono comunque questa distanza, e quindi hanno bisogno sempre di più attenzioni. Per il resto, il mio... Però quello voglio dire, per il tuo futuro c'è in programma una famiglia? Sì, sicuramente, marito, dei, sì, sicuramente, dei figli, quindi sicuramente, perché secondo me la donna, va bene, ci sono, ognuno ha la propria esperienza, non è che uno può dire no, ma io penso che ognuno deve rispettare quelli che sono i desideri e le esigenze delle altre donne, magari chi è che ha una propensione alla maternità, altre non hanno questa propensione, e quindi rivolgono magari questo amore ad altre prospettive, altre cose. E, niente, io quello che spero è che si diano le opportunità, si creano quelle piccole cose che sostengono queste donne, anche per esempio, dico nel mio caso, pure nello svolgimento delle udienze, magari un'attenzione a quelle che sono le colleghe che hanno una famiglia. E vabbè, in questo dovrei anche dire altro, perché ci stanno anche dei papà che fanno da vice mamma, certo, e quindi di conseguenza un'attenzione particolare. Ma ti è mai capitato in ambito lavorativo di vivere un'esperienza magari poco piacevole, quindi una forma discriminatoria? Come diceva anche prima Gabriella, insomma, può capitare. No, sempre. Sì. Del tipo ce la puoi raccontare senza chiaramente fare i nomi? Sì, le discriminazioni esistono, sussistono sempre, anche se
Una donna che ha un certo, che ha magari un aspetto più delicato, più carino, riesce ad ottenere anche non, in generale delle attenzioni particolari anche nel disbrigo delle pratiche di tutto, di quelle che sono le Quindi esiste situazioni ancora oggi questa ancora, cosa? ancora, sì. Diciamo che una donna rispetto ad un uomo deve lavorare molto di più, Molto, molto molto di di più. più, per riuscire a raggiungere un obiettivo. Sì. E poi spesso, questa è una cosa che mi rammarica un po' molto, io ho visto che spesso noi donne siamo nemiche tra di noi, C'è poca cioè non solidarietà, è facciamo vero? Sì. rete, c'è pochissima solidarietà e questo è un problema enorme. Quindi quando noi spesso ci chiediamo ma come mai le donne occupano meno posti degli uomini, vedete, spesso le leggi ci sono, non è quello il problema, ma non aiutano se noi non facciamo un salto culturale. Cioè, se noi non riusciamo a fare rete tra di noi e quindi solidarietà piena, consapevoli proprio di questo, e cioè che in questi ultimi anni il messaggio che è passato sull'immagine della donna non è stato, diciamo, un messaggio molto, molto, come dire, propositivo, no? Cioè la donna spesso la si è vista come oggetto da poter utilizzare, no? E la stessa donna spesso ha utilizzato il proprio corpo come oggetto Peggio. per Basta raggiungere guardare le alcuni pubblicità, risultati. ne Quindi sono ad questa esempio lampante. è una cosa che mi mette molta tristezza come donna. Maria Rosaria, tu fai un lavoro particolare, sei imprenditrice, quindi fai un lavoro un po' da uomini, diciamolo, È da è da uomo, uomo. prettamente da uomo. Io ho un lavoro che a me piace tantissimo, adoro questo lavoro, lo faccio con amore, per me non ci sono limiti di orari, di giorni, cioè praticamente mi organizzo perché tra i figli organizziamo la casa, Quanti figli hai? Due due femmine. femmine. All'inizio è stato brutto perché erano piccoline, insomma me l'ho vista un pochino brutta, poi piano piano adesso ho due collaboratrici, tutte e due Però collaborano spieghiamo bene il lavoro nel dettaglio. con me. Nel dettaglio praticamente gestisco la ricambistica degli autocarri. Allora, per fare un esempio, il cambio, il motore, i freni, giusto per... Ma tu sei un'appassionata del settore, Io come adoro questa. ti è Poi venuto in niente... mente di E aprire niente, un'attività no, del no, 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 perché genere? praticamente io a 15 anni andai a lavorare nel settore scavatori, Ecco. macchine diciamo a movimento terra, e di là è iniziata la mia esperienza. E poi dopo mi sono ritrovata a gestire l'autocarro, praticamente, i camion. E niente, per far Ed è una cosa che combaciare, gestisci solo tu. e O certo, insieme a tuo marito, cioè un'azienda no. proprio No, tua. gestisco io il mio magazzino senza intervento di E nessuno. quando viene qualcuno, tipo per esempio un meccanico, credo queste siano Certo. più o meno le cadenze, e vedono che dall'altra Beh, ma parte del ormai sono bancone una abituati. bella No, 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 donna. no, loro sono così abituati. Loro stanno là e io sto qua. C'ho un muro anche se non si vede, quindi so ben Dico, sì, però mantenere. dico, non si Però... meravigliano di vedere una No, loro donna. sono abituati, ormai mi Ma conoscono le prime tutto, quindi volte, infatti, l'inizio, l'inizio. diciamo, l'inizio è sembrato un po' strano vedere una donna che fa questo, fa quello, oppure qualche volta è Magari caduto. qualcuno sai, dice, ma sei sicuro di darmi pezzi buoni? No, Ti è loro mai si fidano talmente capitato? di me. A volte sono loro a chiamarmi, dice, guarda, ma è successo poche mattine fa, mi chiama un cliente e dice, ma lo sai, mi trovo a Salerno, come ho frenato col camion, ho sentito una botta, che può essere successo? Ma dice, via. Di massimo se lo tu sei un po' freno o qualcosa di freno, quindi richiudi piano Quindi piano sistemiamo e anche ti sistemiamo. tranquilli. Oppure è Perché capitato ti con conoscono, quindi sì, sanno che ormai tu sì, sei sono dal 91 competente. che Voglio dire, sono iniziai tanti 15 anni. anni, poi diciamo sono una ventina d'anni e più che faccio questo mestiere, quindi, e lo faccio veramente con passione e amore e ci metto tutto l'impegno mio possibile e immaginabile, quindi sia per assicurare e garantire ai clienti che camminano tranquilli senza problemi, sia una questione mia personale. Poi il rapporto a quello che è stato detto prima della donna che lavora, come si fa, praticamente è semplice. L'inizio è tosta perché i figli sono piccoli e tu ti devi... più Forse il periodo più brutto è quando sono brutto, e poi piccoli. quando non dormono la notte, per esempio la mia, Certo. la seconda, perché era l'abitudine, a 2 anni, lei si svegliava alle 3 di mattina, andava a dormire sul divano, io dovevo stare là fino alle 6 del mattino, poi lei si addormentava, io praticamente alle 7:30 dovevo stare sul posto di lavoro, quindi...
esatto, adesso è più difficile, però ancora è pesante perché si fanno le corse, si corre, si corre. E adesso quanti anni hanno le tue figlie? Allora, una ne ha 22 e l'altra ha 48 anni. Quindi sono comunque gestibili perché hanno una vita allora indipendente. In casa siamo non mamma e figlia, ma tre sorelle. Praticamente viviamo questo bellissimo rapporto con loro, collaborano con me in casa, sul lavoro. E oggi, anche se ancora purtroppo, dico, è brutta. Le donne hanno una marcia in più, no? Sì. Assolutamente, come dimostra sì. anche la storia di Maria Rosaria. Io penso che le donne meritano molto, molto, molto di più, quindi non lo dico. Dottoressa, e invece tu durante questa la carriera insomma da medico, quindi all'interno delle corsie di ospedali... Allora io le voglio dire giusto un attimo la mia storia. Sì, giusto un prego. Attimo. Praticamente io sono laureata prima di tutto in pedagogia a indirizzo psicologico e grazie a questa laurea io ho insegnato fino a una certa, diciamo per alcuni anni, ho insegnato nelle scuole medie, superiori, elementari ed ho insegnato, diciamo, come dipendente di ruolo. Quando tenevo due bambini, uno di 3 anni e uno di 2 anni, dico a mio marito: guardi, io mi iscrivo in medicina. Un altro marito avrebbe detto: ma sta pazza, dove vuole andare? In realtà in 6 anni mi sono laureata in medicina. Subito dopo sono andata a fare la specializzazione, guarda caso sono entrata anche all'epoca, c'erano anche i quiz, e sono entrata in giro di 4 anni sono specializzata in cardiologia. Perché dico questo? Perché è un incoraggiamento alle donne che volere è potere. Seppure nascono casalinghe, a qualsiasi età possono acquisire qualsiasi titolo di studio, volendo o non volendo, se vogliono. Se certo. vogliono raggiungeranno, se non vogliono rimarranno sempre casalinghe. Con questo mio modo, dice, ma come hai fatto a laurearti? Purtroppo cominciavo a studiare alle 3. Alle 8 già ero pronta e dire che non mi sono mai servita né di una persona di servizio né di un... Sempre tutta da sola. Tutta da sola, quindi voglio dire che quando si vuole si può. Negli ospedali, ugualmente, i miei colleghi... Quindi una volta, quindi fammi capire, una volta che hai preso la laurea in medicina, specializzazione in cardiologia e poi che cosa ho fatto? Ho rinunciato al mio ruolo per accettare, al ruolo... Eri dipendente. Di ruolo, ero di ruolo, ma da sempre. Ho rinunciato al mio ruolo per accettare un avviso pubblico di 8 mesi. Quindi già una bella... E questo avviso in pubblico di 8 mesi l'ho fatto a Sapri, dove ieri insieme con Maria Gabriella siamo andati a Sapri a vedere quell'ospedale. E praticamente io quando da Agropoli sono partita per andare a Sapri dico: ma come ho fatto a lavorare 4-5 anni qui fino a Sapri? Partivo al mattino alle 5, facevo la mia mattinata di turno e poi tornavo. Quindi praticamente se si vuole si può. Si può. Ancora nell'ospedale i miei colleghi, sai come dicevano, che io non sono professionale. Perché non sono professionale? Perché a me piaceva parlare col paziente. E allora dopo che avevamo fatto il giro visite, io mi fermavo a parlare con tutti i pazienti. Quindi poi sei rimasto in ospedale. Allora io mi chiamo cittadina del mondo. Perché? Perché praticamente sono stata nell'unità coronarica di Sapri, unità coronarica di Vallo della Lucania, unità coronarica di Sorrento, e gli ultimi anni li ho fatti nell'unità coronarica di Cava dei Tirreni. E ancora adesso mi divido tra questi paesi dell'Agro Nocerin ed Agropoli, 3 giorni là, 4 giorni qua. Quindi questa è la mia, diciamo, storia. Se si vuole, si può. E io vorrei chiudere questa puntata proprio con questa tua frase e vorrei dire a tutti i telespettatori che come la storia, ma un po' anche tutte le storie che ci hanno raccontato insomma in questa puntata, che l'impegno, e diciamolo che anche l'impegno, la forza di volontà
comunque premia. Forse ci vuole un po' di più, però alla fine si riescono a raggiungere i risultati. Io vi ringrazio di cuore per essere stati miei ospiti, ringrazio i telespettatori e vi ricordo che la puntata di Prisma sarà visibile anche sul digitale terrestre, sul canale 663 di Sud TV. Alla prossima!